Buongiorno! Questa settimana spenderò per ogni pasto 1,50€. 1,50€ a pranzo, 1,50€ a cena. Questo prezzo si intende ovviamente quello che spenderò io, non per tutte le persone, altrimenti diventa impegnativo. Oggi a pranzo farò pasta Rumo, pagata 1,75€, però una porzione sono 125 grammi per me e sono quindi 22 centesimi. Col pesto. Il pesto è costato 2,19€, però mangeremo in 3, quindi 2,19€ diviso 3, 73 centesimi. Siamo a 95 centesimi. Ora posso concedermi il pane. 4 rosette sono 92 centesimi. Una rosetta sono 23 centesimi. A me piace un sacco fare i conti, quindi sarà una settimana super interessante. Allora. Acqua di cottura. Ho anche qua dentro. Allora, gli ultimi 32 centesimi li userò per il grana. Mangiare in studio questo pasto da 1,50€ perché di là hanno un esame tra poco, tra tipo 2 ore stanno ripassando, quindi... Come sapete bene, la pasta col pesto è uno dei miei piatti preferiti. Però non ho mai fatto il pesto. Infatti prima o poi dovrò farlo. Comunque, questo è il mio pranzo da 1,50€ top. Che bontà. Allora, sarà una settimana molto interessante. Ah sì, molto importante. Le bevande non sono incluse in questo prezzo. Primo pasto di questa settimana andato. Ci vediamo stasera. Questa sera mangerò 2 uova. Prezzo di queste uova 1,65€, 6 uova. Quindi sono 55 centesimi. Più del pomodoro, 1 euro. Però facciamo metà, 53 centesimi. 1,08€. E della buona polenta, 20 centesimi, quindi siamo a 1,28€. Ci aggiungiamo anche una cipollina che costerà, 10 centesimi, 5, facciamo 1,35€. E anche per stasera siamo arrivati alla cena da 1,50€. Adesso prepariamola. Ok. Mi mancava fare da mangiare dopo una settimana di pizza, 2 settimane quasi di pizza surgelata. Ok, adesso ci mettiamo dentro le uova, ma tipo adesso vi mostro. Così. Ok, top. Pepe. Copriamo. Padellina. Il sale, sapete, nella polenta mettetene quanto ne volete, tanto sarà sempre sbagliato. O sarà troppo o troppo poco, quindi a caso. Ne metto così. Polentina. Le uova. Ed ecco qua la mia cena da 1,50€. Madonna, io praticamente sto facendo quello che mangio di solito, vuol dire che mangio sempre con 1,50€. Ci sarebbe stato un po' di peperoncino, secondo me, ma sarò sincera, come mi sono dimenticata di metterlo. Che paura, cazzo. In realtà oggi non ho usato molto, ho usato robe che avevo a casa. Lo distanziai qualche giorno. Visto che a pranzo non siamo riusciti a guardare Shameless, stasera guardiamo l'episodio 3 della stagione 11. Ah sì, io ad accompagnare del buon vino rosso. Vi starete chiedendo, ma Toast è interessato anche a sto piatto? Sì. Molto molto buono. Ci vediamo domani per il secondo giorno. Buongiorno. Allora, oggi piove. È proprio una giornata... Ciao Merlo. Cosa fa sotto la pioggia? Vabbè. È proprio una giornata triste, da divano, dormire. E oggi, non vorrei dire, ma secondo me spendo meno di 1€. Pasta. Un po' di sale. Olio. Tanto olio. È giunta l'ora di dirvi cosa farò oggi. Aglio, olio e peperoncino. L'aglio quanto lo mettiamo? 2 spicchi d'aglio metto. Toh, arriviamo a 35 centesimi. Ok. Dai, mettiamo anche l'olio che costa un botto. Arriviamo a 50 centesimi oggi. Togliamogli l'anima a sto aglio. Peperoncino, come al solito. Oh, devo comprarmi il peperoncino. Che ce posso fare? Mi dimentico.
Ci aggiungo un po' di acqua di cottura. Così, perché mi piace, non so se c'è veramente un fondamento logico in quello che ho appena fatto. So solo che mi piace quando fa... Hola. Finiamo la cottura qua. E visto che avanziamo un sacco di soldi, diamoci dentro col grana! Che tanto grattugia Marta, quindi... Ora, so che non si fa, ma ci aggiungo direttamente il grana là. Devo andare a un corso di mantecatura. Persi in mezzo ai spaghetti. Et voilà. Altri 25 centesimi di rosine, che ormai sono finite. No, non erano 25 centesimi. 23 centesimi. Ecco qua il nostro pasto da meno di un euro. Potrei farlo diventare un lavoro, quello di spendere poco per mangiare. E anche quello di spendere tanto per mangiare. No! Non vai internet? Wi-Fi. Sbaglio sempre il peperoncino. O ne metto troppo o troppo poco. Molto buona. Ok, guardiamo Shameless. Sempre forse la preferisco non mantecata e poi arrangiarmi io col grano dopo. Ok. Ok, anche oggi abbiamo mangiato, ci vediamo stasera. Allora, questa sera menù scelto da Marta. Piadina, 55 centesimi, una. Con patate, 25 centesimi, ho fatto il calcolo col peso e tutto. E mezza zucchina, quindi siamo a 1,10 euro. Li faccio per così, per cambiare. No, ci mettono un botto. In the fridge trich d'aria. Voilà. Go. Zucchina. La taglio fina. Ok. Olio. E sale e pepe. Che bellezza. Mentre aspettiamo, un bel calice di rosso. Che rosso di sera, bel tempo si spera, e dopo questa giornata di pioggia praticamente sto salvando il mondo. Ok. Ne prendiamo due. Hai appena mangiato il pollo e il riso. Che bello fare le piadine facili, veloci da mangiare. Cavolo, non ho preso maionese. Vabbè, giriamo. Aggiungiamo delle zucchine. Visto che comunque ci mancano 40 centesimi, questo formaggio spalmabile da 1,55 euro, così. Patate. E abbiamo finito la piadina. Ci tengo a dire che questa è una ricetta di Marta. Non è male, eh? Voi direte, ci stava meglio una mozzarella. Una mozzarella costa tipo 1,50 euro, non ci stavo dentro col budget. Questa sera guarderemo One Day, non la serie, ma il film con Anne Hathaway. Ma è la serie proprio su One Day? Sì, perché c'è un libro, infatti appena finisco quello che sto leggendo mi prendo il libro. Stasera avevo voglia di coccolarmi un po' con un film che finisce malissimo. Non buono, no? Cioè One Day è proprio un bel film, eh. Cena finita, secondo giorno finito, ci vediamo domani. Buongiorno! Oggi farò, per cambiare, per non far sempre pasta, risotto. Per non farlo sempre con i piselli, con le zucchine, anche se l'ho già fatto però. Queste avevamo detto che costavano 60 centesimi l'una, io ne userò due. E il riso arborio che costa 2,98 al chilo, io ne metto 100 grammi a persona perché il riso si gonfia. Quindi facciamo 30 centesimi, siamo a 90 centesimi. Per il brodo uso sempre i dadi, io ci aggiungo, e sto esagerando, 5 centesimi. La facciamo fina. Ok, buttiamo i dadi. Olio. L'olio non teniamo conto nel prezzo perché non saprei come... Cioè io non ho proprio idea di quanto ne metto. Vabbè, non ne teniamo conto. Cipolla. Una volta appassita la cipolla ci aggiungiamo il riso. E lo facciamo tostare. Poi dobbiamo aggiungerci il vino. Io ce ne aggiungo un goccio. Facciamo 5 centesimi in più, 1,10 euro.
Facciamo evaporare l'alcol e possiamo andare con il brodo. A questo punto passiamo alle zucchine. E con la grattugia grattugiamo. Qualcuno deve pur farlo. Beh, ma grattugiare le zucchine è divertente. Ok, ecco qua le zucchine. Marta taglia il grana. Lo usiamo per mantecare. Metti che sono una quarantina di centesimi, aggiungiamo 20 centesimi. Facciamo 35. E gli ultimi 15 centesimi li usiamo per il buon burro dalla torre. È metà cottura il riso, quindi ci aggiungiamo le zucchine. Prendiamo una mescolata. E facciamo cucinare per altri 9 minuti. Burro e grana. Impiattiamo come gli chef. Ecco il nostro pranzo da 1,50 euro. Buonissimo. Sano, buono, salutare, gustoso, economico. Non è facile trovare tutte queste caratteristiche in un solo piatto. Buono. Sano, economico e tutto. Gustoso. Tonti per te, no, c'è dentro la zeola. È velenosa per i cani. Ok, buonissimo. Ci vediamo stasera per la cena. Buonasera. Allora, questa sera abbiamo fatto un piccolo aperitivo, per cui non ho avuto tempo di cucinare, quindi mangerò una cosa che ho mangiato tantissimo in sti giorni. Tra l'altro ho avanzato la pizza surgelata, che ho pagato 3 euro due pizze, quindi rientra nel budget. So che sarete stanchi di vedermi mangiare pizza surgelata, però effettivamente mi manca. Sarà 3 giorni che non la mangio. Tonti, via. Ok. Ah, la pizza surgelata. Mi era mancata, è buona. Stasera guardiamo un film col proiettore. Sì, toast. Ok, adesso metto sul film. Poi ci mettiamo su un'altra pizza. Sempre da 1,50 euro, altrimenti spenderei 75 centesimi. Vino rosso perché lo stavamo bevendo durante l'aperitivo, quindi lo devo finire. Ci vediamo domani per qualcosa di molto molto interessante. Oh oh. Porta sfiga, eh? Vabbè. Allora, nel caso non fosse chiaro, oggi facciamo pasta fresca, facciamo le tagliatelle. Cazzo. 27 centesimi di uovo, perché uno io, uno Marta. 100 grammi di farina. Facciamo 18 centesimi. Cominciamo. Visto che ce l'abbiamo, direi di usare la planetaria. Marta, riesci a fare più casino? Allora, usiamo la planetaria, visto che ce l'abbiamo. Devo comprarmi un setacciatore. Lo sappiamo, lo sapete. Prossima volta che vado all'Ikea, 6 calici da vino e un setacciatore. Un altro 100. Mettiamo questo, non so perché, non ancora il gancio. Visto che dobbiamo metterci pure questo, se dobbiamo metterlo prima. Ci aggiungiamo anche le uova dal buchetto. Non so, forse era il caso di aggiungerle prima. Ma sapete che mi piace fare i cosiddetti potaci. A uno intanto. Ah sì, devo metterci anche il sale. Aumentiamo. Boh, io direi di mettere il gancio. Vediamo se riesce a creare un impasto omogeneo. Direi proprio di sì. Top, in 3 minuti ho fatto l'impasto. Adesso lo lascio impastare ancora. L'impasto è impastato, quindi io direi di incartarlo in frigo per mezz'oretta. Mentre aspettiamo, possiamo preparare il sugo. 15 centesimi avevamo detto? Arriviamo a 60 centesimi. Devo togliergli un po' di strati perché è un po' vecchia. Se c'è la muffa in uno strato, c'è la muffa dappertutto. Cambiamo cipolla. Mi viene strada a piangere. Distrutta. Cioè, a me commuove sempre un sacco. Poi è il pomodoro, quindi passate i pomodoro, 50 centesimi, ne ho messa di cipolla, però tanto ci piace, quindi. Marta intanto sta mettendo a posto tutta la cucina. No, va bene. Sale e pepe lasciamo cucinare, madonna, questo è un mostro. Comunque, dicevamo sale e pepe. E torniamo alla pasta. Ecco qua, un po' di farina.
Come sapete non ho quella per tirare la pasta, ma non è un problema, mi pare a posto. Anche abbastanza fina. Così la pieghiamo così. Tagliamo col mio coltello, super. Adesso guardo il tavolo, è tagliato anche quello. Ecco qua le tagliatelle! Guardate che bellezza le mie tagliatelle, facciamo uguale con quello. Però magari sopra il tagliere. Ok, top. Qui spento. Sale. Ok. E non so bene quanto farle bollire perché non c'è scritto il tempo di cottura quando le fai tu. Fermi tutti, fermi tutti! Oggi, 25 febbraio, Marta ha deciso di disfare l'albero e non dirmelo! No ragazzi, avevamo detto che avremmo aspettato Pasqua! Io non posso fidarmi più di una così. Dov'è la lealtà? Comunque boh, qua sta facendo la schiuma del cappuccino. Ne devo assaggiare una forse, quanto ci metto? Aspetta che lo googlo. Mescoliamo, aggiungiamo il basilicum. Ok. Ed ecco qua il nostro... Ah no! Ed ecco qua il nostro pranzo da 1,50€. Quanto sono brava! E assaggiamolo perché magari adesso ci ho messo tipo un'ora a farlo e fa cagare, ma non credo. Mai venute delle tagliatelle così buone? Mm. Buonissime, eh? Sembrano quelle che mangi al ristorante. Buonissime. Oh, per la prima volta mi sento di dire che mi sono venute bene. No, sono buonissime, veramente, speciali. Episodio 7 dell'ultima stagione di Shameless. Ce ne mancano tipo 5, non ce la posso fare. Ma sei normale te? Comunque anche freddo. Ok, pranzo finito, siamo a metà settimana, ci vediamo stasera. Allora, io direi che ho dato tutto oggi a pranzo, per cui stasera farò una cena semplice semplice con un pomodoro da 50 centesimi, del buon pan carré e del formaggio, ho contato le fette e arriviamo a 1,20€. A me piace fino, a te? Ma io forse credo che me ne basti uno di pomodoro. Qua abbiamo il nostro bellissimo formaggio. Allora, le sottilette non sono male, ma sto formaggio qua. Sarebbe stato top farlo con la mozzarella, tipo un tosca prese. Ma la mozzarella costa 1,50€. Non me la potevo permettere. Formaggio. Pomodoro. Che figata. Mi ricorda una puntata di tipo Paperino, che aveva tagliato il formaggio così fino che sembrava un foglio. Sale. Pepe. E un po' d'origano, pochino pochino. Chiudiamo. Ok, sembra fatto apposta. E aspettiamo che sia cotto. Voilà. Con le mani. Qua. E qua. E fermati. Ok, assaggiamo. Com'è? Buono. Buono. Allora, il pan carré è sottovalutato, secondo me. Costa sempre pochissimo, tipo questo, 12 fette 60 centesimi. Una volta cotto con dentro formaggio, quello che volete, è buono. Anche l'Emmental è buono. Allora, io tipo in Germania mangiavo sempre il toast con Gouda. Ma le sottilette sono italiane? Non ci sono in Germania le sottilette. Mi senti proprio un'altra qualità. Sono più piante. Ok, comunque, quarto giorno finito, sono piena anche perché avevamo fatto aperitivo prima. Ottima idea per cena economica. Ci vediamo domani per il quinto giorno. Buongiorno! Oggi mi invento una ricetta. Col couscous, mi pare 1,79, qua sono 500 grammi. Quanto ne faccio 200 grammi? Quando è una porzione di couscous? Ma sì, dai, poi al massimo quello che rimane lo mangiamo aperitivo. Sono tipo 40 centesimi. Cominciamo intanto a mettere a bollire l'acqua. Visto la quantità che metto dovrebbero bastare mezzo litro. Una carota, 10 centesimi a testa. Una zucchina, sono 20 centesimi a testa perché facciamo metà anche di questa. Vorrei tagliarle fine fine, quindi ho deciso... Dove cazzo sta? Di usare la grattarola. Però prima l'acqua bolle, quindi... Sale, un goccio d'olio, spegniamo, aggiungiamo il couscous... E copriamo. Fuoco spento lo lasciamo 4 minuti. Io almeno così c'è scritto nella confezione. Perfetto. Olio. Ho finito le cipolle, però abbiamo questo misto per soffritto. Tipo veramente 40 centesimi tutto il pacchetto. Quindi ci aggiungiamo 5 centesimi. C'è più ghiaccio che altro. Ok. Ci aggiungiamo anche questo.
e facciamo cucinare per qualche minuto. Ovviamente sale, pepe e tutto ciò che ci va dietro. Sale, pepe e basta. E mescoliamo. Intanto il couscous sembra pronto. Un po' di burro e cominciamo a sgranare. E visto che comunque ci serve anche una proteina, ceci. A scaldare qua, che tanto sono già cotti. Non so cosa verrà fuori, sarò sincera. Aggiungiamo il couscous. Qua penso che 4-5 persone possano mangiare. Ah sì, ceci pagati 89 centesimi, quindi siamo a più 45. Siamo a 1,20 euro. Ed ecco qua il nostro pasto da 1,20 euro in realtà. Com'è? Manca sale? Sì. Aggiungiamo un po' di sale. Però dai, come primo esperimento... Non mi dispiace affatto. Il couscous è un alimento che... penso faccia bene, è molto economico, versatile, perché puoi farci veramente tante cose, tipo insalate, robe così. Poi a parte il burro che ci ho buttato, che secondo me era sostituibile con dell'olio, è che voglio finire quello che ho in frigo, può essere anche vegano. Andiamo avanti con Shameless, che è qua. Al modico prezzo di 1,20 euro abbiamo un pranzo buono, sano, equilibrato. Pranzo finito, ci vediamo stasera. Allora, questa sera ci servirà mezza cipolla, un peperone, del pane e poi vedrete. Una mischiatina, sale, pepe. Mischiatina, copriamo, abbassiamo e facciamo cucinare per un po'. Dopodiché prendiamo due patate. Un po' di olio e sale. Mettiamole nella friggitrice ad aria. Pane di grano saraceno. A questo punto... Ed ecco qua la nostra cremina che metteremo sopra i crostini. Mettiamo sul piatto le patate. Visto che ci avanza ancora qualche soldo, tiriamo fuori una vecchia gloria. Facciamo uno strato di formaggio fresco. Dopodiché ci mettiamo la nostra salsa ai peperoni. Al peperone, anzi, perché è solo uno. Ecco qua la nostra cena da... meno di 1,50 euro. Assaggiamo. Buona, è come la pasta che facciamo di solito, solo che in crostino. Ci metto sopra le patate. Dai, ci sta. Non volevo fare il solito crostino con i pomodorini o con l'avocado. Anche perché con l'avocado non rientravo nel budget. Adesso compriamo un film. No, non è vero. Lo noleggiamo. Blue Jasmine, vero? Ok. Volevo andare al cinema stasera, ma poi mi sono detta, perché non guardare un film che ho sempre voluto guardare ma non ho mai guardato? Quindi, anche oggi siamo riusciti a mangiare con 3 euro, 1,50 euro pasto. Adesso mi guardo il film e noi ci rivediamo domani per il penultimo giorno. A domani. Buongiorno! Oggi sono a casa da sola, quindi... mangerò questo sai che bon da 99 centesimi. Ah, forse dovevo aprirlo a metà, vabbè. Allora, bisogna... dove cazzo stanno? Ah, era qua sopra. Aprire a metà la pellicola, ok, ormai ho già sbagliato tutto. Versare l'acqua bollente fino alla linea, rimuovere... Allora, abbiamo questo. Ok, aspettiamo l'acqua. Copriamo e aspettiamo 3 minuti. Ok. Vi ricordate quando andavano un sacco? Boh, forse era la pubblicità. Non so neanche come mangiarli, sarò sincera. Allora, io l'ho presa le verdure. Intanto costava meno. Non riesco a prendere. Erano un po' insipidi. Non li consiglio. Forse ho fatto una cacata, era meglio farmi una pasta in bianco. Anche perché sai che boh, secondo me vincono per il nome. Altrimenti ci sono molte più marche di noodles già pronti che sono più buoni. Toast, credimi che non lo vuoi assaggiare. Allora, penultimo giorno, cosa abbiamo imparato in questa settimana? Che molti dei miei pasti abituali costano meno di 1,50 euro. Che
che è meglio un aglio, olio e peperoncino che in sei che bon. Anche perché io adesso volendo, che l'ho quasi finito, sono a posto anche, però secondo me tra un'oretta mi viene fame. Ci sta come pasto, dai. Anche perché oggi non è che avessi tutta sta fame. Per tua fortuna. Ci stanno, ma anche un po' bocciati questi sei che bon. Penultimo pranzo finito, ci vediamo stasera. Buonasera! Questa sera farò... Non so bene cosa farò. Lo scoprirete mentre lo faccio. Ci servono intanto due patate, 30 centesimi. Le peliamo. Le tagliamo a pezzettini. E le mettiamo a bollire per 10-15 minuti, non è vero? 15-20 tipo. Prendiamo una carota e una zucchina e le grattugiamo come ormai ci piace fare. Continua ad essere parecchio divertente grattugiare le verdure. Sale. Dovrebbe perdere l'acqua di vegetazione, ma non riesco mai a fargliela perdere, quindi non perdo neanche tempo a metterli su un colino. Le patate sono quasi pronte. Allora, anche qua sto seguendo due ricette in contemporanea, perché mi mancano ingredienti. Quindi la farò un po' personalizzata, ma ho buone speranze, buone aspettative. Cosa vuoi, anche le patate? Mettiamole qua e schiacciamole. Oh, top. Molto schiacciabili. Prendiamo le zucchine e le carote, le strizziamo per benina ed effettivamente sta uscendo acqua finalmente. E le buttiamo nelle patate. Allora, dovrei metterci un uovo per esempio, ma indovinate chi non ha l'uovo. Muah. Ci butterei comunque un po' di sale e pepe, come dice Marta, la mia passione. Un po' di farina e amalgamiamo il tutto. Forse con le mani viene meglio l'amalgamatura. Ma sì, dai, è fattibile. Allora, adesso facciamo delle specie di frittelle, tipo polpette schiacciate così si cucinano bene. Tipo così, no? Cazzo, sai cosa sarebbe strabello? Metterci dentro un formaggio che diventa... Ah, cazzo, mi sono dimenticata il grana. Aggiungiamo il grana, ritorniamo là, facciamo così. Eccoli, è ora di cucinarli. Olio. Allora, secondo me devono solo fare la crosticina. Giriamoli. Ma forse dovevo farli più piccoli, boh. Ok, più o meno. E voilà. Allora, sarò sincera con voi, non sono affatto venuti come mi aspettavo. Però amen, cioè, basta che siano buoni. Adesso andiamo ad assaggiarli e speriamo bene. Brutto, schifo. Buono. Anche se è così mollo? Sì. Ma non capisco cosa sia sta tutta sta mollezza. Sarà l'acqua vegetale. Questa sera direi di guardare Shameless, visto che ci mancano due puntate, e dopo cominceremo una nuova serie TV. No, comunque non è male. Dubito che con l'uovo sarebbe rimasto tutto attaccato, sinceramente. Sì. Allora, la nostra cena comunque è da meno di un euro. Tra i noodles di oggi e ste tre polpette. Per fortuna che oggi non avevo fame, perché altrimenti ste robe me la facevano venire. Domani vi prometto che andrà meglio. Ho già in mente cosa mangiare a pranzo e anche la sera. A domani. Buongiorno! Oggi sono andata al Conad e ho comprato questa confezione di tagliatelle, tortelloni, sono rincoglionita. A 1,59€. Due porzioni, giusto? No. Io li mangerò tutti questi tortelloni e supererò il budget di 9 centesimi. Però ieri ho mangiato con 1 euro a pasto, quindi direi che me lo sono meritato. E soprattutto mi sono svegliata stamattina con una fame che non avete idea. Quindi col cavolo che mangio mezzo di questo, avrei potuto mentire, dirvi che ve l'avevo pagato 1,49€. Invece sono sincera. Ci mettono 4-5 minuti. Ovviamente li faccio all'olio perché il budget è finito. Ed ecco qua il nostro pasto da 1,59€, però vabbè. Anche oggi Marta non c'è. Molto buono, ma veramente? Mi guardo i Griffin. Ecco un'altra roba che potrei fare, i ravioli di Marca del supermercato. Buoni. Stasera non cucinerò, ho trovato una scappatoia per riuscire a mangiare con 1,50€ senza cucinare. Lo scoprirete stasera. Ultimo pranzo finito, ci rivediamo stasera. Adesso sì che sono piena. Buonasera! Questa sera ho prenotato una box su Too Good To Go. La finestra di ritiro si apre tra 6 minuti e 40 secondi. Quindi adesso usciamo e andiamo a prenderla, tanto è tipo attaccato a casa.
Ok, ecco la box. Madonna santa. Abbiamo tre di questa cosa di ceci e un calzone. Sarò sincera, un po' delusa. Se vado in una pizzeria è perché spero che mi diano della pizza. Ma vabbè, adesso scaldiamo tutto e mangiamo. Ben cotto. Qua ne ho fatta solo una perché Marta non la vuole. Top, almeno questo muori pieno di mozzarella e pomodoro. Ed ecco qua la nostra cena da 1,50€, perché sono 3 euro di box e ce la dividiamo. Alla fine mangeremo solo il calzone. Allora, assaggiamo il calzone. Ci sta. Toast, ma stai veramente provando a mangiare questo? Toast stasera si è buttato in un lago. Noi l'abbiamo portato a fare una passeggiata in un parco qua a Ferrara, dove c'è un laghetto. Marta l'ha liberato. Premesso che pioveva. Perché pioveva, non c'era nessuno in giro. E lui, che di solito comunque sta vicino a noi, ha visto l'acqua, è partito come un razzo, si è fermato davanti al lago, l'ha guardato e si è tuffato. Cioè, ragazzi, mi ha fatto venire un colpo. Sei in punizione. Assaggiamo questa. Com'è che si chiama? Parinata ai ceci. Parinata ai ceci. Boh, c'è una pizzeria, vendi pizza. Adesso finalmente ci guardiamo le ultime due puntate di Shameless. Secondo me una, se va bene. Questa settimana economica da 1,50€ a pasto è finita. Spero vi sia utile. Ti è piaciuta? Mm-hmm. Anche a me non è dispiaciuta, perché non è stata troppo impegnativa. Quindi sono contenta. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti.